Siete tantissimi, la serata, il pomeriggio sarà molto intenso. Io sono Luca Barbieri, sono giornalista che vi condurrà in questo incontro quasi memorabile, diciamo dedicato al tema dell'intelligenza artificiale attraverso questa conversazione digitale tra due ospiti veramente top che vi presenterò tra poco. È una di quelle occasioni in cui il presentatore quasi vorrebbe scomparire, nel senso che ci sono due ospiti con tanti tali argomenti, tante tale capacità di interlocuzione col pubblico che veramente il ruolo sembra superfluo, ma tenterò in qualche modo almeno di dirigere il traffico e quindi insomma sarà un'ora e mezza, un'ora e tre quarti parecchio intensa, perché abbiamo veramente tantissime cose da dire. Parleremo di spunti, di società, parleremo di tecnologie, parleremo anche poi del libro appena pubblicato dall'ospite d'onore di questa serata, che è il professor Federico Faggine, che ha appena pubblicato appunto il libro Irriducibile, ma che si confronterà con un ospite che tutti sicuramente conoscete, che è Marco Camisani Calzolari. Però prima di iniziare, prima di far entrare su questo palco gli ospiti, invito a portare i saluti di Confindustria a Vicenza e quindi degli ospiti, dei padroni di casa, Enrico Maggi, che è presidente della sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Vicenza. Prego Enrico, prego presidente. Mi attrezzo per fare l'arbitro, diciamo. Buonasera a tutti, mi chiamo Enrico Maggi, sono un imprenditore e ricopro in questi 4 anni il ruolo di presidente della sezione Servizi Innovativi Tecnologici di Confindustria Vicenza. Nel darmi riferimento a questo incontro, prima di introdurvi un po' anche quelli che sono i temi specifici del dibattito che Luca ha appena introdotto, preciso che questa è una delle molte iniziative che Confindustria Vicenza in generale sta organizzando, in particolare la mia sezione, per approfondire gli aspetti della società digitale e dell'introduzione in particolare dell'intelligenza artificiale che, come molti sanno, ma ancora non tutti hanno ben compreso, sarà ed è probabilmente iniziata adesso la prossima rivoluzione, al pari di quella che è stata la rivoluzione del personal computer, quindi sarà un cambiamento epocale per la società ma anche per le imprese. Devo e voglio fare dei ringraziamenti, ma chiaramente questo evento è stato possibile grazie allo sforzo di molte persone insieme. In particolare voglio ringraziare i nostri ospiti, che vi conosceremo tra poco, Federico Faggin, che è sempre stato disponibile, prodigo nei confronti della sua licenza. Non dimentichiamo che lui, anche se vive da tantissimi anni negli Stati Uniti, è un licenziato. Ringrazio Marco Camisani Calzolari, che è responsabile di una rete di digitalizzazione anche intera, ma anche tutto il suo staff. In particolare voglio ringraziare le persone di Confindustria Vicenza, in particolare i colleghi del Consiglio Generale, gli amici consiglieri che sono ben seduti qua nelle prime file, che hanno proposto, spinto e contattato colleghi per la migliore uscita di questo dibattito. E a questo proposito desidero fare un ringraziamento speciale a Gianni Del Pozzo, che tra l'altro è anche past presidente di questa sezione che oggi io rappresento. Ringrazio Confindustria Vicenza, naturalmente tutta la struttura, da chi cura la regia, chi si occupa della comunicazione, sono tante persone, tutti appassionati professionisti. Ne dimenticherei certamente qualcuno, ma ci tengo in particolare a ringraziare chi si occupa in prima persona della nostra segreteria, cioè Gianluigi, o meglio Gianci Moschiero e Alessia Moraro. Ma veniamo a noi, intanto perché abbiamo deciso di organizzare queste conversazioni digitali. Abbiamo pensato che fosse interessante mettere a confronto non solo due generazioni, ma soprattutto due visioni molto diverse, seppur non contrapposte, del mondo del digitale. Quella di Federico Faggin, fisico vicentino, inventore e imprenditore italiano che ha trascorso gran parte della sua vita negli Stati Uniti. Non tutti sanno che è l'unico italiano presente nella alla Computer History Museum di Mountain View in Silicon Valley. Dal 2011 ha fondato la Federica ed è via Faggin Foundation, un'organizzazione no profit dedicata allo studio scientifico e della coscienza, al momento di cui ci parlerà a valle del dibattito, proprio raccontandoci del suo ultimo libro, Il Mondo Irriducibile. E dal 2019, anche questa è un'informazione che probabilmente ha avuto meno copertura mediatica di quello che avrebbe meritato, è Cavaliere della Repubblica Italiana.
questa visione verrà messa a confronto con quella di Marco Cavisani Cantorari, che molti conoscono per le sue apparizioni a Striscia la Notizia, ma lui è professore di comunicazione all'università, è autore di diversi saggi sulla comunicazione digitale, è consulente di comunicazione per grandi aziende ed è un pioniere del settore dal 1995. Dagli anni 90 divulga la cultura digitale attraverso i mass media. È impossibile non citare le sue attività mediatiche, che potremmo definire delle vere e proprie battaglie. Queste sono cose che a me hanno colpito molto in particolare, da molti motivi per cui ho deciso assieme ai colleghi di invitarlo, le sue battaglie per la sicurezza dei bambini su internet e contro le truffe online e soprattutto quelle a danno delle persone più deboli e in generale il suo impegno per diffondere le competenze digitali. Concludo dicendo che in Confindustria, in particolare come consiglio di sezione dei servizi innovativi e tecnologici, abbiamo un fortissimo commitment per aiutare le aziende associate ad accrescere le competenze digitali e soprattutto sui fronti più dinamici in questo momento, che ricordiamo, magari lo diciamo per la prima volta, magari a chi in questa sala non ci sono solo imprenditori, abbiamo deciso di aprire questo incontro anche a tutti i cittadini di Vicenza. In particolare quelle tematiche che sono più calde per le imprese sono quelle della cyber security, quella dell'industria 5.0 e quella dell'intelligenza artificiale, appunto. L'incontro di oggi si inquadra proprio in questo contesto, ce ne sarà un altro perlomeno entro la fine di quest'anno, probabilmente ad ottobre, dove addirittura inviteremo imprenditori, molti di questi sono iscritti a Confindustria Vicenza, dove ci racconteranno come stanno applicando le soluzioni di intelligenza artificiale nelle proprie aziende, nei propri processi o nei propri prodotti. In ogni modo, desidero concludere, perché sono come voi molto ansioso di ascoltare i vostri ospiti, vi auguro non solo una buona serata, ma anche buon divertimento e vi passo la parola a Gian Barbieri. Grazie mille Presidente, grazie mille Enrico, un grosso applauso a tutto il team di Confindustria Vicenza, hai già presentato benissimo gli ospiti e allora li chiamo qui sul palco, qui su questo ring, diciamo, mettiamola così oggi, usiamo delle metafore un po' sportive, ma perché vuole essere più che altro un incontro un po' anche informale, un po' veloce, un po' diverso anche se i temi sono molto profondi, quindi dalla Silicon Valley, nativo di Vicenza, laureato a Padova, con tantissimi ruoli, imprenditore, scienziato, fisico, inventore, ecco a voi Federico Faggin, prego, professor Faggin, prego a lei, l'applauso della sua Vicenza è più che meritato, benvenuto a casa, grazie, si accomodi pure. E dopo questo lungo ma meritatissimo applauso da Londra, dagli schermi televisivi, dal mondo del digitale nel quale ci ha insegnato tantissime cose, nel quale fa anche l'attivista, abbiamo scoperto anche attraverso le parole di Enrico Maggi, per difendere un po' tutti noi, le nostre famiglie, per accompagnarci, diciamo, manina appunto in questo mondo che non sempre tutti conosciamo molto bene, MCC, Marco Cavisani Calzolari. Prego Marco. Benvenuto, ciao, ben ritrovato. Eccoci! Marco non si ricorda sicuramente, ma nel 2015 scrisse un capitoletto di un libro che feci che si chiamava Piccola guida per startupper, ma perché lui è sempre stato lì, è sempre stato una colonna di questo mondo, dell'innovazione, startup, del digitale, ci sei sempre stato e ci sei ancora, e insomma, hai tante eccoci cose qua, da dire. Eccoci qua, eccoci perfetto. Qua. Allora, professor Faggin, ci diamo del tu oggi, facciamo così, tanto ci siamo certo. Conosciuti e confrontati un po' di volte insieme, e provo a non farle ombra perché qua mi la sentite disposizione... in fondo? Sentiamo tutti? Mi sentite? Okay. Sentiamo grazie. Tutti e sentono anche dalle sale a lato, perché vi devo informare che non c'è solo il sold out in questa sala, ma ci sono addirittura altre due sale collegate, quindi insomma l'attenzione è moltissima. Allora, io vi ho preparato una sorpresa. È un po', diciamo, un format che non è stato concordato, ve lo annuncio subito. Sono delle slide, ma potrebbero essere delle Polaroid. Sono degli spunti, 15 spunti, che ci porteranno in un viaggio che, appunto, faremo con queste due guide di eccezione, che partono da delle immagini. Partiamo con delle immagini
che ci ricordano qualcosa, che dicono qualcosa a noi, dicono qualcosa ai nostri ospiti e dicono qualcosa alla nostra memoria, al nostro futuro. Passeremo a delle immagini che ci dicono come sta cambiando il mondo, ci porteranno a ragionare come sta cambiando il mondo, e poi proveremo anche a focalizzare dei messaggi, come dei messaggi nelle bottiglie da lanciare nel mare. Dopodiché ovviamente parleremo anche del libro Irriducibile di Federico Faggin. Ho guardato prima su Amazon, ho visto una sfilza di centinaia di recensioni, tutte praticamente con voto 5 per la profondità di questo libro, di cui consiglio a tutti la lettura. Io l'ho finito proprio 10 giorni fa e sono ancora tramortito, devo dire. Ci vuole un po' per, diciamo, assorbire i significati. Allora, incominciamo questo gioco. Io magari provo a darvi un po' i tempi, 2-3 minuti a testa. Incominciamo. La cosa più difficile di tutto sarà utilizzare il comando delle slide, ma vediamo se ce la faccio. Infatti, il primo, appunto, non funziona. Eccolo qua. Allora, Adriano Olivetti. Allora, Adriano. Federico. Adriano Olivetti, cosa dice la tua storia? Perché sappiamo che hai iniziato all'Olivetti, ma cosa dice l'Italia? Adriano Olivetti è stato un uomo meraviglioso, figlio di Camillo, fondatore dell'Olivetti. Lui ha portato un senso di socialità nuova nel lavoro a Ivrea. Io ho lavorato all'Olivetti dalla forse settembre-ottobre del 1960 tutto il 1961, e ho lavorato ai laboratori di elettronica, e nel 59 l'Olivetti ha introdotto il loro primo computer elettronico, che usava i transistor, allo stesso anno in cui anche l'IBM ha introdotto il loro primo computer che usava transistor, e i transistor erano fatti in Italia dalla SGS. Quindi non solo il computer, ma anche i transistor erano fatti in Italia. Quindi eravamo lì. Eravamo lì in quel momento della storia. E dopo? Dopo lo vediamo. Racconta lui. No. Allora, vabbè, passiamo la palla. Benissimo. Ho subito un alleato. Allora, Marco, dopo, al di là di così, quello che significa così, l'Olivetti, dopo, così, cosa è successo? Perché ce lo siamo persi? Infatti, essendo di una generazione diversa, mia mamma lavorava all'Olivetti come traduttrice di alcuni dirigenti. Ah. E mi raccontava questa azienda assolutamente innovativa, straordinaria, impensabile per allora, con gli asili, no? per i dipendenti, con una cura che arrivava ovviamente dall'alto, dalla visione, e soprattutto un'azienda che aveva, e questa vabbè è cosa nota, cosa che ormai conosciamo tutti leggendo la storia, no? O ricordando la storia di Olivetti, che ha incominciato a immaginare un futuro in cui le macchine sarebbero state un po' nelle case di tutti, forse non immaginava ancora nelle tasche di tutti. Ed è stato è lì il punto di congiunzione, a mio parere, tra quella che è, come dire, quelli che sono solo i bit e quello che invece poi è stato l'uso umano diffuso dalle persone, non solo dagli addetti ai lavori. E quindi questo grande salto, peraltro un'azienda che è, Federico, un'azienda che avrebbe potuto, no? Fare di più, cioè nel senso non per colpa sua evidentemente, per il contesto che forse non gliel'ha permesso, per come mai secondo... Adriano è morto nel 60, è morto in treno e poi l'anno dopo, nel 61, il capo del laboratorio di elettronica, ingegner Chu, è morto. Io lavoravo lì e quindi sono stato presente al funerale. E quindi con queste due persone l'Olivetti ha perso la leadership completamente, la visione di Adriano, che aveva capito che l'elettronica era il futuro, e la capacità di portare il futuro nel presente, che era di Chu. E purtroppo un anno o due anni dopo l'Olivetti ha venduto tutto, se mi ricordo bene, alla General Electric, e poi è stata una discesa, e oggi l'Olivetti la sanno solo quelli con i capelli grigi.
le sliding doors della storia, un momento in cui lo sviluppo digitale poteva avere un carattere umanistico forse molto più forte, no? E con questa anima italiana. Forse, esatto. Perché essendo ivrea, forse ci sarebbe stata la Ivrea Valley. Assolutamente sì. Non avremmo perso Fagin in giro per gli Stati Uniti, ce lo saremmo tenuti qua. Vabbè, per fortuna oggi ce l'abbiamo qui e quindi continuiamo il nostro viaggio. Questo, Federico, appunto, un transistor. Non lo so, mille piedi? No. Sì, no, l'ho già visto, no, in quel pane. Cos'è? Dovrebbe essere un transistor? Così. No, ne ha tanti transistor dentro. Okay. Quello lì è il primo microprocessore. Adesso non so quando è stato prodotto, perché non mi ricordo più H9157 cosa vuol dire, ma comunque il 4004 è il primo microprocessore al mondo che ho progettato all'Intel nel 70, è un pezzettino del 71, ed è un dispositivo che ha cambiato il mondo. Lo ha cambiato perché ha permesso di fare in un dispositivo grande così, un paio di centimetri, quello che si faceva uno scatolone a quel tempo, grande, non so, un metro per, o perlomeno una piastra di circuito stampato da grosso modo mezzo metro quadrato, ecco, quindi insomma una bella differenza, e questo ha permesso tutta l'ascesa poi della microelettronica basata sui semiconduttori, che ha sostituito un po' alla volta tutte le parti del computer con microelettronica, con semiconduttori. La tecnologia di quel dispositivo l'ho inventata io alla Fairchild 2 anni prima. È la Silicon Gate Technology che ha permesso di fare quell'oggetto, le memorie RAM dinamiche, le memorie non volatili, i CCD, tutti i pezzi mancanti per fare il computer in un chip, cosa che si è fatta 5 anni dopo. Direi che è una cosa di cui dobbiamo ringraziarlo. Ma io un applauso! Oh, esatto! Direi che se siamo qui con questi strumenti è grazie a Federico oggi. Se abbiamo in tasca qualcosa che pensa, è dovuto, signori, a quest'uomo, lo sapete, tutto nasce da lì. E nasce da lì anche la mia passione, no? Perché quando, grazie al microchip, no, sono nati poi dei computer che peraltro io allora programmavo e erano basati su un altro microprocessore, sempre ovviamente disegnato e addirittura distribuito, perché poi è creata un'azienda, no, su questo, lo Z80, quindi chi ha usato uno Spectrum, un Sinclair Spectrum, sappiate che dentro aveva il suo microprocessore. Allora io quando ho iniziato a parlare con il loro linguaggio, con le macchine, è lì che ho capito che, come dire, c'era qualcosa. Ed era nato questo desiderio di far fare a loro quello che volevo io, che non è mai cessato. Da lì un po' lo spirito hacker, no? Sapete che a volte viene utilizzato in modo improprio, no? La parola hacker. L'hacker è quello che è, non è quello che buca e lo fa in modo cattivo. Certo, quello è una sottospecie, ma è chi ha il desiderio di far fare alle cose... far fare cose diverse da quelle per cui erano state progettate, no? E quindi quell'approccio, dai suoi bit, poi c'è stato il collegamento con l'umano, credo sia una cosa che non solo ci unisce ma che oggi sarà ricorrente, no? Durante questo dialogo, e quindi ho cominciato a dire a lui che cosa doveva fare. E da lì ovviamente si è aperto un mondo, no? Perché, e poi si è trasformato in comunicazione, sicuramente verrà fuori oggi, ma è quello il punto, nasce tutto da lì. Ci sono anche altre cose straordinarie che ha fatto, però nasce da lì. E nasce da lì la passione non solo mia, perché vi ricordate che allora quei personal computer erano distribuiti come videogame. Quanti di voi hanno avuto non so, uno Spectrum o un VIC-20 allora, anche se aveva un processore diverso? Forza, oh, vedete? E probabilmente alcuni di voi hanno iniziato poi a programmarli, altri ci giocavano, perché era la prima volta in cui in casa si poteva avere qualcosa del genere. Per cui, wow, un pezzo di cuore digitale, ma un pezzo di cuore di tutti noi. Marco, rimango su di te per questa prossima slide e ti faccio questa domanda. Tu hai un wallet con un po' di criptovalute? Guarda, certo, perché sono un grande sperimentatore, quindi ogni volta che c'è una novità io la sperimento in prima persona, l'affronto, e quindi
già dal 2010 ho iniziato a minare i primi bitcoin. È una tecnologia sicuramente rivoluzionaria. Peraltro è successo che nel 1993, anno in cui ho incominciato davvero a lavorare in questo settore, quello della comunicazione digitale, perché prima praticamente non esisteva la comunicazione, cioè c'era poco di connesso. Quando poi finalmente internet è diventato, come dire, accessibile a tutti, perché sono arrivate le prime offerte commerciali, lì è cambiato tutto, perché sono uniti due mondi, no? La comunicazione con la tecnologia e col digitale. E allora ho iniziato a lavorare, prima poi di fare le mie attività, le mie imprese, con Claudio Cecchetto, ricordate, DJ, ma soprattutto imprenditore, che ha fatto radio in Italia, ha fatto tante cose, ha creato, no? Ha inventato tante cose. E tra le cose che meno note che ha creato, perché io allora, cioè che ha inventato, diciamo, perché poi io ho lavorato con lui, ma lavoravo per lui, avevamo creato una delle prime monete virtuali. Perché l'idea era quella di, che non era basata ovviamente sulla blockchain, nata invece nel 2009 con il così noto come Satoshi Nakamoto. Tu sai chi è Satoshi Nakamoto? Hai un'idea? Hai il numero di telefono di Satoshi Nakamoto? Secondo te, a me quella cosa roba ne lì, pensi? Mi sembra Las Vegas. Eh no, infatti un po' lo è. Lì. Mi sembra gioco d'azzardo. Volevo arrivare lì. Tu cosa ne pensi delle criptovalute? Ma è un'idea interessante, però adesso siamo e allora insomma bisogna starci attento. Poi usa un ammontare di energia pazzesca. Questo è un elemento importantissimo. E se manca la corrente cosa fa uno? Cioè a me io ho dei dubbi. Naturalmente la tecnologia blockchain è più generale che usarla solo per la moneta, quindi quella tecnologia lì è sound, però è insomma solida, però è come giocare d'azzardo, nel senso che il banco vince, no? Bravissimo. Come ci si protegge dalla speculazione? No, su questo è un tema importantissimo. Infatti da allora, poi ovviamente adesso era solo una nota, no, su questa moneta che hanno creato allora, però poi cosa è successo? Che Bitcoin, io non so cosa ne pensi tu, ma ritengo che sia sia l'unica veramente un po' decentralizzata, ancora da capire quale sarà poi le sue evoluzioni, così come in fondo dopo 14 anni di blockchain, sì, la tecnologia è ottima, ma magari facciamo scegliere agli esperti di database se meglio usare la blockchain o un database relazionale tradizionale, ecco, perché adesso se ne stanno occupando quelli del marketing dicendo bisogna usare la blockchain, no, aspetta, chiediamolo ai tecnici, no? E soprattutto la cosa con cui io combatto da ormai tanti anni, beccandomi del boomer, che boomer non sono, sì, neanche generazionalmente peraltro, ma beccandomi del boomer, cioè dell'antico, che figuratevi uno che sperimenta tutto nel digitale, può essere, può avere anche 120.000 anni, ma non è antico sicuramente nel digitale, che a volte manca, no, questo tipo di conoscenze, e combatto contro questa hype, detto all'inglese, cioè questa super percezione. Lo stesso tipo di hype dell'intelligenza artificiale. Yes, soprattutto adesso che vengono spacciati per esperti in intelligenza artificiale o per esperienza in intelligenza artificiale dei prompt, quando dietro c'è d'altro, insomma, no? E quindi sì, però questo qui dietro c'è gente che perde soldi, ragazzi che giocano d'azzardo, il mondo è un mondo molto pericoloso, poco controllato, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Un consiglio da utente, wallet fisico o digitale? Ma guarda, il problema sai qual è? Io direi che di sicuro non c'è nulla, no? Qualunque informatico dice che di sicuro al 100% non c'è nulla. Il problema è che è certo che è meglio fisico, se proprio devi avere un wallet, perché così è disconnesso, un fisico è disconnesso, però in fondo quel chip si può rompere, certo. O peggio ancora, può essere compromesso alla base, cioè non l'hai progettato tu. Per cui pensate al pericolo, cioè io sono molto digitale, ma quando ad esempio sento parlare di elezioni o di voto digitale, io mi preoccupo, non so tu cosa ne pensi, perché chi lo ha progettato? E se per caso si rompe la democrazia perché qualcun altro ha interferito, magari di un paese meno amico, si può tornare indietro? Cosa ne pensi? Il movimento alla centralizzazione ha creato dei punti di potere così enormi che veramente si è esagerato, ma in gran misura. Mi fermo qua.
No, ecco, no, siamo due digitali, di ovviamente, però ecco, quindi bisogna tenerne conto di questo, perché a volte ci si fa trasportare dalle novità, dai colori, come ha detto giustamente Federico, sembra più un Las Vegas. Sembra Las Vegas, e a volte il digitale viene di nuovo marketizzato ed è un pericolo, perché se guardate adesso con l'intelligenza artificiale, ne parleremo. Ci arriviamo, non preoccupatevi che arriviamo a tutto. Abbiamo fatto una bella parentesi sulla blockchain e sulla criptovaluta, ma era necessaria secondo me, quindi grazie mille per i contributi. Oh, qui vedo un Big Ben, ne parlavate prima in sala a parte, per capire un attimo poi questo grande attrattore, no? Che a livello europeo, che adesso poi non è più Unione Europea, tu iniziamo, Marco, ci da Federico, perché il mio collegamento è abbastanza ovvio, okay, ma mi interessava sapere il suo. No, ma Marco, tu abiti lì, appunto, quindi, io riconosco il campanile, ma... non hai avuto grande collegamento. No, perché è un centro finanziario soprattutto, no? Però ho un investimento su una ditta, la Vinova, che ha sviluppato l'MPEG 5, che è il nuovo standard di compressione video, che è una ditta fatta da italiani, che è a Londra. Ma secondo te perché non è nata una Silicon Valley? C'è una finta, c'è Silicon Roundabout, ma non esiste. In Inghilterra, che in fondo, no? Secondo te perché? Beh, perché manca tutto il resto. Mancava Faggino. cioè, in un certo momento i soldi ci sono, però non necessariamente i soldi a rischio come i venture capital che ci sono nella Silicon Valley. Il posto è certamente bello, cioè, ci sono parecchi manager, non necessariamente management di industria, ma management più di nuovo di soldi. È un centro finanziario essenzialmente, quindi è anche un bel posto da viverci, ma non basta. Occorre tutta l'infrastruttura che a Londra c'è solo parzialmente. Marco, un bel posto da viverci? No, intanto, prima domanda. Da viverci perché ci vivo da 15 anni. Ma viverci anche nella Silicon Valley è diventato costosissimo, è certo. Come a Londra. Allora, il clima londinese per me è perfetto. Ho una, davvero, lo so che fa ridere. Quando gli inglesi mi chiedono, ma come mai vivi a Londra? Per il clima. E loro, ridono. Per il cibo. Loro immaginano un'Italia fatta solo del fantastico sud, con queste cose. E io cerco di spiegargli, guardate che io arrivo da Milano, dove c'è ancora più nebbia che a Londra, no? E però è un osservatorio che per me è stato fondamentale, perché da lì oggi riesco comunque, perché è vero, mancano dei pezzi, ma c'è anche un po' di Europa, no? Anche se non è per niente un paese europeo, non solo dal punto di vista ovviamente politico, ma non lo è proprio, è un'isola, no? Sono isolani, però è un ottimo punto di vista, e da lì riesco a fare cose che non potrei fare da qua, perché quell'aiuto che riesco a dare, lo riesco a dare perché sono leggero, perché volo più leggero, perché ho questa internazionalità intorno, perché c'è molto digitale nella vita degli inglesi, siamo molto digitali, molto avanti. Un esempio che faccio sempre è questo. Innanzitutto, prima cosa, scusate, ci tenevo, importantissimo, è pieno di italiani. Io sono un grande fan degli italiani, all'inizio, i primi tempi no, ma poi dopo sono proprio impazzito, e senza gli italiani io me ne andrei via da Londra, no? Quindi per dirvi. Ma un'altra caratteristica che hanno loro, che mi piace da morire, che proprio rappresenta in qualche modo il loro approccio, poi attenzione, io parlo di Londra, in Inghilterra, fuori da Londra non viverei mai, è che quando ristrutturano i palazzi mantengono lo strato della parte intorno tradizionale, antico, e dentro lo svuotano, come avevano fatto con la Casa Bianca una volta, no? Quando l'hanno ristrutturata, ma lo fanno con tutti gli edifici, li svuotano completamente e li ristrutturano completamente in modo nuovo, moderno e dentro. E secondo me è una metafora che si vede ed è rappresentativa di quello che fanno gli inglesi, cioè fuori sono tradizionalisti, dentro sono veramente innovatori. Attenzione, gli inglesi non lo so, gli inglesi sono nelle case di campagna a comandare, perché i nobili là contano. Noi invece lavoratori della Londra, alcuni nella City e altri da altre parti, invece siamo diventati un po' così. È una sorta di terra franca. Si parlava prima, Federico, invece della Silicon Valley. Siamo sul palco con due expat, di fatto, che invece è in declino. Da un punto di vista ci parla anche molto di una grande fuga da San Francisco, molto del sistema si è spostato su Austin, sul Texas.
cosa sta succedendo in Silicon Valley? È vero questo? Silicon Valley no, non c'è più spazio, quindi continua a crescere, quindi per crescere bisogna crescere fuori, cioè non è una cosa, non vuol dire che è in declino, anzi, okay. La Silicon Valley continua a crescere in innovazione. Hanno inventato persino l'auto elettrica nella Silicon Valley. Certo. Perché non ci hanno pensato quelli di Detroit, no? A farlo? Perché ci vuole lo spirito innovativo che ti permette di partire con un pezzo di carta bianca, invece di mettere un motore elettrico in una macchina pensata per un motore a benzina, si parte con un foglio di carta bianca. E adesso tutti quanti vogliono fare l'auto elettrica, la Audi, la Fiat, beh, tutte le ditte automobilistiche, però chi è che ha veramente rischiato? È stata la Tesla. Quindi non è un declino, è semplicemente, diciamo, una fase in cui post pandemia i prezzi sono troppo alti, lo spazio sì, è poco. E quindi ci si distribuisce un po' fuori, certo. Ma d'altra parte sono ormai 40 anni che la Silicon Valley non fabbrica quasi più niente nella zona, ma le fabbriche sono tutte fuori, soprattutto in Cina, oppure in Taiwan, oppure altre parti del sud-est asiatico. Però quindi, La testa rimane lì. Per ogni ditta che porta l'headquarter fuori della zona, ci sono 200 start-up da cui emergono almeno 20 che fanno molto bene. Quindi, la grande forza del sistema assolutamente, americano. No. E c'è sempre, ogni volta che l'economia va giù, allora tutti quanti dicono la Silicon Valley adesso però è... No, la Silicon Valley è ancora piena di valori, di opportunità. Di valori, diciamo, tecnologici. Quello che invece sta calando sono i valori etici. E questo mi preoccupa, perché la Silicon Valley con l'intelligenza artificiale è on top e fa parte di questo processo in cui ci viene raccontato qualcosa che non è completamente vero. Questo lo mettiamo tutti come appunto, diciamo, nella nostra agenda mentale per la discussione sulla Silicon Valley. L'ultima cosa, mi hanno detto che Bill Gates ha affermato che la Silicon Valley prima di Faggin era solo una valle. Lo ha detto veramente. Mi fa piacere, però non l'ho sentito io. Cambiamo Polaroid e arriviamo sempre alla storia del professor Faggin. Qua siamo, diciamo, un po' sulla tecnologia touch, quindi un pezzo della tua storia importante. Siamo partiti dal microprocessore, sì. Siamo arrivati a quest'altra rivoluzione. Sì, interessante. Ma chi è che l'ha pensata? Non so, se... Voglio quasi allora, chiederti consiglio. Allora, com'è nata l'idea? L'idea è nata perché ho visto una stupidaggine, una pallina che bisognava muovere col dito. Tipo il mouse. Che era un mouse rovesciato, si chiamava trackball, e che faceva muovere il cursore. Dopo due giorni che uno usava questo oggetto, il grasso del dito ingrassava la rotellina, la palla che controllava delle rotelline dentro, slittava, e quindi il cursore faceva così invece di fare quello che uno voleva. Ricordiamo. E quindi uno doveva aprire il trackball, pulirlo con l'alcol e così via. Io ho preso 4-5 dei miei ingegneri più creativi e ho detto: troviamo una soluzione a stato solido per questo problema. E nel giro di due mesi, lavorando insieme, in un clima proprio anche di gioco, no? Facendo brainstorming, ci incontravamo una volta ogni settimana, ma qualche volta anche due volte alla settimana, e abbiamo inventato il touchpad e il touchscreen, che hanno cambiato il modo in cui noi interagiamo con questi oggetti. Poi l'abbiamo creato e è diventato... Lo standard. Al punto che ciascuno ce l'ha in tasca. Lo standard. Tanto che, Marco, adesso i neonati fanno swipe col dito. Surreale, sulla televisione. Allora, su la pallina soggetto. È così, ma non solo, anche col mouse. La pallina del mouse dentro aveva i potenziometri che raccoglievano tutto, quindi tutti. Quanti di voi hanno pulito? Quanti di voi hanno pulito quel mouse? Ah, vedi, e poi ci sono i pigri che non l'ha tirato. No, invece dal punto di vista della comunicazione, il touchpad... Insomma, come dire, ha cambiato molto, ma il touchscreen, mamma mia. Cioè, quando il primo che lo ha adottato in modo
come dire, massivo, no? Che è stato poi Jobs quando certo. ha presentato il primo tablet, all'inizio non erano mica tutti d'accordo. E allora lì io mi ricordo le liti in termini di, ovviamente, di percezione, no? Di usabilità, cercare di spiegare che invece quella sarebbe stata la strada. Attenzione, io interpretavo ovviamente le scelte di comunicazione, no? di visione di chi poi l'ha prodotto, basato sulla tecnologia di Federico Faggin, ma è difficile. E questo mi fa pensare a una cosa, a quando ci sono le innovazioni che non vengono percepite correttamente in quanto ancora non sono utilizzate. Banalmente, quando sono usciti i primi cellulari con la telecamera, io spiegavo che quello, ovvio, perché essendo un early adopter, come dicono gli americani e gli inglesi, cioè uno che utilizza le cose per primo, ovviamente le sperimenti, le porti un po', le stressi un po', no? Vedi, cerchi di capire, soprattutto con l'approccio comunicativo che ho naturalmente. E allora dicevo, ma guardate che adesso faremo tutte le foto col cellulare. E sai cosa mi rispondevano? Io non le faccio mica le foto col cellulare, perché non lo sapevano che avrebbero fatto le foto col cellulare. E oggi è pieno ancora di tecnologie, ma zeppo, che ancora non sappiamo che utilizzeremo, che sono lì, perché per noi non rientrano ancora nella nostra vita. Pensate, magari non so se c'è una slide su questa, la realtà aumentata, che sarà strano non vedere delle etichette sulla vostra testa per capire come vi chiamate, e oggi non lo facciamo. Sono stato io a intuire che i telefonini dovevano usare touchscreen, e anche i miei ragazzi forse, e ho insistito, e andavamo a far vedere i campioni alla Nokia, alla Motorola, 5 anni prima dell'iPhone, alla RIM, eccetera, no? Le varie ditte che facevano telefoni, ci ridevano dietro. Certo. Siamo andati alla Apple, l'Apple l'ha visto, ha detto sì, vogliamo l'esclusiva. Io ho detto neanche per sogno, non ve la diamo, ci avrebbero fatto fuori come ditta, e allora se la sono fatta, ma e ci hanno creato il mercato, quindi noi siamo cresciuti da 300 milioni di fatturato a più di 1 miliardo nel giro di 5 anni, perché i concorrenti dell'Apple compravano i nostri touchscreen. La cosa fantastica di Federico Faggin è che ogni aneddoto si scopre una nuova dimensione. Quella imprenditoriale forse è quella meno raccontata, tutto sommato, perché tra, diciamo, la parte di invenzioni, la parte anche di ragionamento filosofico, forse viene poco ancora raccontata questa parte imprenditoriale, perché questa è un'intuizione che è raccontata a questa platea, ha una grandissimo significato. No, ma a volte, aspetta, perché per fare le cose bisogna poi, cioè, se non te le fanno fare, te le fai tu. Certo. Secondo me è per quello che Federico poi ha fatto aziende. Ma io ricordo che il touchpad non si chiamava touchpad, si chiamava Synaptics Touchpad. Tra noi informatici c'era quella che è l'azienda sua che ha fondato lui, cioè era il Synaptics, cioè, ha un Synaptics, sì, ce l'ha, no, non ce l'ha, non si chiamava neanche Touch. E Gerald Mayo? La lingua madre non viene dimenticata, in onore della terra. Andiamo. Allora, andiamo avanti con l'ultima slide sul tema, cosa ti ricorda? Allora, diciamo che è un malintenzionato, cosa diciamo? Si chiama cybercrimer. Ah, un cybercrimer, ok. Marco, criminali informatici. Tu su questo ci fai una bella battaglia, no? Perché sei anche testimonial della polizia. Esperto è lui. Sono testimone della polizia e collaboro con le varie istituzioni, anche da dietro a volte non si vede, con la Guardia di Finanza e con altri, per andare a capire cosa c'è dietro quel mondo lì. Non sono il poliziotto della rete però, eh? Cioè semplicemente cerco di aiutare a difendere, non sono davanti a fare, no, quello davanti alla porta, non ho quell'ambizione e non è, è una delle cose che faccio. Però è pieno, perché il digitale ha abilitato tante cose, tra cui ovviamente il crimine. L'ha aumentato, siamo tutti un po' aumentati, anche il crimine è aumentato. Peraltro oggi quello che c'è dietro è talmente grande, talmente enorme, e siccome non lo vediamo, non lo tocchiamo, non lo percepiamo, che non realizziamo, no? Quanto i nostri dati vengono usati contro di noi, viene automatizzato il crimine, tra virgolette. A volte mi si dice, ma tra le migliaia di segnalazioni che ricevo ogni giorno, ma com'è possibile che abbiano usato il mio nome per mandarmi una mail? E dico, amico mio, purtroppo
la tua nome è su migliaia di database rubati, sul dark web, ovunque, e devi sapere che non solo c'è il tuo nome rubato, c'è anche tutta la molta parte della tua vita, perché non perché tu hai fatto qualcosa di sbagliato, ma perché i tuoi dati sono dentro dei database di aziende che naturalmente prima o poi verranno rubati, e quindi i tuoi dati prima o poi verranno rubati, verranno gestiti male, e quindi e verranno anche uniti. Ci sono sistemi automatici, non è che c'è l'omino che è lì che dice aspetta che adesso attacco lui, è tutto in automatico, pesca a strascico, e adesso poi con l'intelligenza artificiale che mi dici che arriverà qualcosa sull'intelligenza, è un guaio, perché questi riescono a non ragionare nemmeno più, lo fanno fare agli altri, capiscono le nostre abitudini e ne usano conto. Quindi per me rimangono i grandi nemici, peraltro non è che me la passo bene, nel senso che mi attaccano in continuazione, perché evidentemente a volte tocchi e fai male a economie enormi nascoste, no, che non si vedono, e quindi vivo di i miei social sono pieni di bot, mi distruggono l'audience usando tecniche, mi minacciano, insomma è costante questa attività, però chi se ne frega, dopo tutti questi anni certo non si smette ora. Invece ero curioso di capire invece Federico come la cosa ne pensi di questo mondo sommerso enorme di economia, di hacking, di cosa si può fare, come la vedi? Non la vedo bene, purtroppo, perché è un ecosistema nascosto e d'altra parte c'è sempre stato, la mafia c'è sempre stata, in un modo o nell'altro, no? È un mondo mafioso in un certo senso, che usa i metodi più o meno aggiornati, ma è sempre la stessa mentalità. E quindi i governi dovrebbero fare di più, devo dire, perché secondo me si comincia da poco, no? E se i governi lasciano fare anche le telefonate di uno che vuole vendere a casa, no? Io in Silicon Valley, in California, abito lì, e quindi ogni giorno mi vengono almeno una dozzina di telefonate di gente che vuole vendere qualcosa. Se uno dice non telefonare più, dovrebbero non farlo, perché la legge dice che non devono farlo. Tu credi che se io dico non telefonate più, non telefono più? È un'esperienza che conosciamo tutti, questa. Esatto. Anche. Quindi, se c'è una legge, ma la legge non è applicata, allora uno fa anche il doppio, fa anche il triplo di quello, no? Finché viene applicata. Quindi si parte da lì. Mi fermo qua perché... Ma adesso arriviamo proprio a un nuovo segmento che è appunto fatto di nuove slide su quale vi chiedo l'opinione di come cambia proprio la società, la nostra vita. Abbiamo visto appunto appena adesso l'impatto del digitale sul crimine, ma come cambia la società in conseguenza del digitale, in conseguenza dell'intelligenza artificiale? Ora su questo, Federico, tu hai una visione molto... diciamo complessa, tutto tondo, è anche diciamo una proposta molto forte, che è quella di ripartire ovviamente dalla coscienza singola, ma come vedi evolversi la società nel suo complesso a livello mondiale in questi anni di corsa verso il digitale? Ma il problema che vedo fondamentale dell'intelligenza artificiale è che per la prima volta abbiamo sistemi che imitano l'uomo, no? Allora, l'imitazione della realtà implica un problema etico già imitare la mia voce, o imitare la mia faccia, o imitare un quadro, o imitare qualcos'altro, è già eticamente questionabile, no? Invece quella è l'obiettivo dell'intelligenza artificiale, è di imitare l'uomo, e quindi questo è un problema grossissimo che il governo americano non lo tocca. Cioè, discutere fino in fondo cosa vuol dire imitare e fino a che punto è appropriato imitare e quando non lo è. E siccome questa tecnologia è arrivata al punto che imita il pensiero umano a livello relativamente banale, però pensiero umano che
copre frasi che persone fanno, parlo di ChatGPT per esempio, GPT-4, questi nuovi language models, no? che adesso cominceranno a essere usati dappertutto. Se uno usa questi sistemi, superficialmente sembra che dicano delle cose giuste, però se uno gratta trova che dicono delle grandi stupidaggini. D'altra parte, anche quando una persona parla, tu gratti trovi che uno dice delle stupidaggini o dice delle cose incoerenti e così via. Quindi come ci si difende da una cosa del genere? Bisogna che noi ci diventiamo più bravi, diventiamo più critici, più in grado di capire quando possiamo essere imbrogliati da noi stessi, dal nostro pensiero oppure dalla macchina. Perché anche oggi, se uno guarda il web, trova un sacco di misinformazione, no? E com'è che uno decide che quella che credo a questa cosa che ho letto e invece non credo a quest'altra? È attraverso il buon senso, attraverso il senso critico, attraverso il capire. Però quando uno imita così bene, che per esempio quando uno prende una fotografia, fa un video di quello che dico io per 3 minuti, video e con audio, con la voce, dopo con questi strumenti che ci sono, può farmi dire quello che vuole. Un tizio che ha questo software può farmi dire quello che vuole lui e io muoverò la bocca appropriatamente con le parole che mi fanno dire, con la mia voce e così via. E quindi uno può fare un inganno così forte, reale, va bene, che fa il giro del mondo in un giorno, perché oggi l'informazione fa il giro del mondo in un giorno, anche meno. E quindi nel momento in cui si smentisce è già andata, diciamo, in qualche modo. Poi in pratica ci siamo preoccupati di vietare la clonazione fisica, ma abbiamo consentito la clonazione digitale. E chi è che può dire che non ero io che ha detto questo? Ci vogliono persone che devono esaminare il video, devono trovare, ci vuole magari una settimana di lavoro per dire no, questo video è falso. E quello che adesso si produce vedremo con le elezioni americane. Certo. Le elezioni americane fra un anno e mezzo, siccome gli americani e soprattutto i repubblicani si sono già tolti i guanti, no? Quindi fanno una forma di pugilato, e quindi vedremo come saranno usati questi nuovi strumenti. E sarà uno studio importante. Assolutamente. Marco, aiutaci a vedere anche la quantità di energia per combattere, per contrastare una notizia falsa è ordini di grandezza maggiore di quella che serve per diffonderla. Per cui è facile diffondere fake, è molto difficile contrastarle, proprio per una questione anche di velocità, di tempi, no? Ho scritto un libro su questo, The Fake News Bible, dedicato proprio a tutte queste tecnologie un pochino ante litteram, nel senso che allora non erano ancora diffusi i sistemi generativi come ChatGPT. Ma non è solo una questione di ChatGPT, che poverino, in fondo, visto dal futuro, è ancora veramente rudimentale, cioè prova a dire delle cose sensate, ma fa finta, perché poi dietro è pieno di, come dire, fa errori molto più di quello che può fare un motore di ricerca che in qualche modo dietro ha misura, no, l'autorevolezza di un contenuto. Il punto fondamentale è che rivoluziona tutto oggi, quello che è alla base, cioè il machine learning, eccetera, perché a proposito di società tocca ogni aspetto della società. Pensate alla proprietà intellettuale, la voce non è più mia, cioè vorrei che fosse mia, però in realtà la possono clonare e usare altri. Pensate ai doppiatori, ho supportato ad esempio questa causa perché i doppiatori oggi hanno questo grosso problema, c'è chi prende la loro voce e la utilizza per altre cose. Idem per quanto riguarda l'aspetto fisico, e poi lì nascono anche questioni a proposito di politica importantissime che fino a ieri non esistevano, cioè chi, voglio dire, fino a quando all'interno di un paese, peraltro viviamo in un mondo in teoria globalizzato, adesso si sta invece deglobalizzando e diventando sempre più diviso, purtroppo, ma quando l'influenza non è più all'interno del paese, ma arriva da fuori. Cioè ci sono applicazioni nelle tasche dei nostri ragazzi che sono
sotto il controllo di governi, di stati diversamente amici. E avviene costantemente, e oggi qua è così. È già così. Nei nostri lampioni, nei nostri computer della pubblica amministrazione, ci sono dentro dei microprocessori prodotti da stati diversamente amici che hanno il controllo magari su questo. Quindi il problema della società è che è sempre più difficile rendersi conto e capire dove sta il vero, dove sta il falso. E la cultura è importantissima, come diceva Federico, cioè è fondamentale, tant'è che io sono un grande sostenitore di questo e voglio diffondere più cultura digitale possibile al fine che l'uomo sia consapevole e soprattutto sia lui a dominare le macchine, non il contrario. Però è sempre più difficile, perché quando non hai gli strumenti sono sempre più complessi. Cerco sempre di fare questo esempio. Avete presente ovviamente Fratelli Lumière, sala cinematografica, treno che arriva, tutti che in teoria scappano, in realtà era più una fake news già quella, perché poi alla fine non sono tutti scappati. Però faceva paura quel treno, oggi ci farebbe sorridere, no? Poi arrivano i film americani, quelli con i primi effetti speciali, e ricordate Star Wars, e guardate Star Wars oggi, sembrano, si vedono i modellini di plastica, ma allora non li vedevamo. Sarà sempre più così. Già adesso, se guardiamo un fake fatto con i deep fake, incominciamo già a riconoscerli. Figurati il programma dove sono io, li utilizza per divertimento, no? Quindi incominciamo a vedere, a capire, c'è lo sguardo, le palpebre che non sbattono, ci sono delle cose che ci hanno abituato, quindi stiamo sviluppando degli anticorpi. Ma è più veloce quello che è in grado di fare oggi la tecnologia, più pericoloso, ed è nelle mani di pochi che non si vedono, il cattivone qua si vede sempre meno, ed è un grosso problema, per cui la società oggi si deve difendere da tutto questo, perché poi dopo, ripeto, se si sbaglia è difficile tornare indietro. Per distruggere una cosa occorre tanta energia così. Per crearla. Come la reputazione. Esatto. Sì, il tema della reputazione è assolutamente centrale. Allora, visto che stiamo parlando di intelligenza artificiale di fatto dal momento zero di questo incontro, ed è normale che ci fosse così, usiamo questa slide per concentrarci su uno dei due termini, intelligenza. Federico, so che ci hai scritto un libro, ma perché non è intelligente? Perché è sbagliato usare il termine intelligenza? Perché l'intelligenza artificiale implica una macchina che non è cosciente, che non capisce niente, quindi la comprensione manca. La coscienza è quella che ci dà la comprensione. Noi capiamo, e proprio perché capiamo abbiamo il libero arbitrio. E abbiamo sia il libero arbitrio che la coscienza che ci permette di capire, e quindi di usare il libero arbitrio per guidare l'esperienza nostra. Noi decidiamo di guardare lì o di guardare là, o di dire una cosa o no. Se ci fermiamo qua e dire questo è il libero arbitrio, senza dire di più, questo la macchina non ce l'ha, neanche questa semplicità di sapere dove guardare, di decidere dove guardare con libero arbitrio, non perché il programma gli dice guarda a destra, guarda a sinistra, ma di decidere dove guardare, quindi trasformare simboli in significato, che è quello che abbiamo dentro di noi, e una parte del nostro significato in simboli da immettere nel mondo dei simboli, che è il mondo condiviso. Ecco, questa capacità che abbiamo noi di fare questo è possibile soltanto in un sistema cosciente. E solo un sistema cosciente può avere la vera creatività che viene dalla comprensione che va al di là degli algoritmi. Quindi la comprensione e il libero arbitrio non sono algoritmi. I computer sono solo a base di algoritmi, anche quelli quantistici. Questo misunderstanding sul tema intelligenza è voluto o è casuale? Ma è stato storico, no? Cioè credo che sia stato Marvin Minsky degli anni 50 che ha usato l'intelligenza artificiale perché faceva più colpo, no? Però a quel tempo nessuno gli dava grande peso. Rilevanza. Ma negli ultimi 10 anni invece i passi da gigante che sono stati fatti fanno sì che questa scelta del nome non è stata felice, ma
però insomma siamo tutti intelligenti, possiamo capire, certo, no, che l'intelligenza artificiale non è intelligenza, ma quindi non è quello il problema, certo, il problema è come verrà usata, un altro, non come è chiamata. Assolutamente, Marco, adesso una startup se vuole raccogliere fondi mette l'estensione .ai e dice io ho dell'intelligenza artificiale, sì, no? Magari siamo alla follia, un sistemino per creare dei prompt, esatto, no, delle frasi e basta, ma sai, senza citare la stupidità reale, però in realtà noi siamo facilmente influenzabili, per cui abbiamo il libero arbitrio, però occhio, perché viviamo immersi dentro informazioni che vengono prodotte da terzi, che vengono prodotte da sistemi a volte fuori controllo, a volte c'è il cattivone dietro, a volte neanche, e quindi facciamo scelte che apparentemente sono libere, in realtà lo sono meno, e chi studia questa materia, cioè chi si occupa di comunicazione digitale, lo sa bene. Sa bene anche quanto è facile, sono delle, come dire, si studia, come una volta c'erano i pubblicitari, adesso è tutto molto più complesso, ma allo stesso tempo anche più facile, perché con un click riesce a raggiungere davvero in modo dettagliato ognuno di noi. Non vi raggiungo più tutti insieme dicendo bevi questa bibita, ma ognuno di voi è in qualche modo è dentro da qualche parte, e c'è un'intelligenza artificiale in grado di comprendere fino in fondo quello che siete, quello che fate, e influenzarvi come si vuole. Quindi l'evoluzione è, come dire, a proposito di come cambia, è velocissima, più veloce di quello che siamo in grado oggi noi di gestire, e per quello che ci vuole uno stop. Lo hanno proposto alcuni, c'è stato, anch'io l'ho sottoscritto, è stato un appello a fermare, a fermarci, a riflettere. L'Europa sta per approvare l'AI Act, quindi una sorta di insieme di leggi che poi dovranno essere diventare poi del, manca la parte attuativa, quindi ci vorrà ancora molto tempo per regolamentare, perché davvero senza, se lasciamo, questo è uno dei grandi problemi, se non facciamo nulla rischiamo che delle macchine a volte anche senza controllo, ma non come nei film apocalittici dove prendono il potere in assoluto, ma succederà in modo inevitabile e decideranno loro il posto nostro, e allora invece noi vogliamo continuare a essere veramente liberi, e come sappiamo è la conoscenza che ce lo permette, per cui dobbiamo anche occuparci di questo. Lo so che non tutti siamo interessati a questi temi, però non possiamo ignorarli, rientra talmente tanto nella società che a volte mi meraviglio come mai nei telegiornali, nei mezzi di comunicazione di massa, che sono quelli che arrivano a tutti, perché nel mio blog e nel suo blog è evidente che, per dire, si parli di quello, ma interessa solo a quelli che vengono a cercarlo. Invece bisogna spiegare, altro che le notizie magari di a volte un po' inutili, l'influencer, bisognerebbe che ci fosse un po' dappertutto il messaggio che ci renda consapevoli di quello che sta succedendo, perché dopo è troppo tardi. Marco, mi hai anticipato, guadagnandoti l'applauso, mi hai anticipato la prossima slide, che era proprio questo tema qui, la cultura digitale. Dobbiamo insegnarla a scuola, dobbiamo inserirla nei programmi scolastici. Sai, la cultura digitale, ovviamente, io penso che debba essere ovunque, perché è ovunque il digitale, ok? Quindi c'è poco da fare, dobbiamo imparare. Però che cosa significa digitale? Allora, non basta mettere una lavagna elettronica, ok? Bisogna che si ripensi. Oggi, ad esempio, la tecnologia abilita nuove forme di didattica, nuove forme per imparare. I nostri ragazzi sono immersi in mezzo a video a 200 e non possiamo biasimarli, cioè è così, è la loro vita, cioè le invenzioni non possono essere disinventate, quindi vivono ad una velocità diversa. Non possiamo dire calma, ferma. Certo, ci possiamo provare, possiamo insegnarglielo, ma comunque loro vivono a quella velocità. E allora forse certe cose dobbiamo insegnargliele a quella velocità. Quindi la scuola insegna a quella velocità? Attenzione, ci sono certe cose che non si possono insegnare a quella velocità, ma alcune sì. Eppure quelle di sì non vengono insegnate così, perché io, no, quando mi spiegano l'atomo non devo vederlo in 3D e girarci intorno e capire come è fatto fino in fondo, la storia romana, ma perché dentro un videogame riesco a vivere, pensate, non so, no, ce ne sono alcuni straordinari dove vivi il passato, giochi, e però la scuola invece ci fa vedere una fotografia storta su un libro. Bisogna ripensare alla didattica. Digitale non vuol dire dare dei tablet dove all'interno ci sono i libri, no, cioè i libri sono straordinari perché il nostro cervello non cambierà mai e ha bisogno di
anche di quell'allenamento che ci permette di immaginare. L'immaginazione è, deve essere alimentata, non sono contro, no, quel tipo di comunicazione, se volete, perché è fondamentale per noi umani. Rimaniamo umani, la tecnologia può crescere quello che vuoi, però dobbiamo sfruttarla, perché altrimenti è evidente che poi fanno prima a imparare cose sbagliate, che imparino quelle giuste utilizzando gli strumenti corretti, quindi la scuola deve cambiare. Dal punto di vista della divulgazione, ragazzi, scusate se... Ma è possibile che a parte qualche programma verticale, super mega tecnologico, che guardano solo quelli interessati, e in questo momento come divulgazione digitale di massa ci sia solo io? Ma perché? Io dico, voglio tanti MCC dappertutto, ma è necessario, dobbiamo spiegarglielo. Ogni volta che c'è un mezzo di comunicazione bisognerebbe lì divulgare, spiegare cosa sta succedendo. È come se a volte ci si preoccupa di tenere all'oscuro la popolazione da cose, no, di etrologhe, quando in realtà è già qui. Oggi in generale la gente non è consapevole di quello che sta succedendo, per cui cultura digitale fondamentale per la vita di tutti. Federico, ma il problema fondamentale è molto semplice. Oggi la scienza ci dice che siamo macchine. Oggi la scienza ci dice che siamo macchine. Se la scienza, che oggi è la nuova religione, ci dice che siamo macchine, abbiamo un problema gravissimo. Perché le macchine non sono coscienti. Noi siamo coscienti e quindi ci devono insegnare gli scienziati che non siamo macchine, siamo di più delle macchine. E questo l'ho visto 33 anni fa, e ho voluto capire che cos'è la coscienza, perché c'era un punto di incontro con il futuro in cui l'uomo si doveva scontrare con la macchina. E come lo risolviamo? Lo scienziato oggi è convinto che noi siamo macchine. Quindi, prima di tutto, il libero arbitrio non esiste. Io ho parlato di libero arbitrio, ma lo scienziato mi ride dietro e dice, ma il libero arbitrio non esiste, scherzi. La coscienza è un epifenomeno del cervello. Cosa vuol dire epifenomeno? Vuol dire che il cervello decide lui e poi informa quello che si chiama coscienza, che è un epifenomeno, che ha preso la decisione, e tu credi di aver preso la decisione. Mentre... è stato il cervello che ha preso, il cervello macchina che ha preso la decisione. Quello è il problema di oggi. Cioè, i ragazzi crescono con questa idea, i ragazzi non vanno più in chiesa, no? Quindi, anche se insomma quei pochi che vanno in chiesa, magari il prete gli racconta che esiste l'anima, eccetera, però alla fine oggi la religione non ha l'autorità della scienza. Chi ha autorità oggi è la scienza, e la scienza oggi ci dice che siamo macchine. Quindi questo deve essere cambiato da così a così, altrimenti non ci si esce da questo problema. Questa considerazione, Federico, come incide sul tema dell'educazione? Cioè, adesso appunto rischiamo di che l'educazione si finisca per essere un apprendere a come utilizzare strumenti. Quindi cosa bisogna cambiare? Bisogna evitare di dare ad esempio gli strumenti a un certo punto, il digitale, prima di una certa età, ai bambini? Questo sono degli esempi concreti. Non si può fermarci indietro, l'ha detto anche Marco. Okay. Non si può fermarci indietro. Fermare tutto non è possibile. Poi magari si fermano, intanto preparano il prodotto che c'è dopo, e quando ci si dà la marcia di nuovo hanno già il prodotto che hanno fatto mentre si erano tutti fermi, quindi non serve a niente. Cioè bisogna capire chi siamo. Solo se capiamo chi siamo possiamo difenderci, perché dobbiamo farlo tutti insieme. Questo è un problema che non va risolto dai governanti, senza che noi diamo una spinta enorme ai governanti che cambiano le regole, perché i governanti seguono solo quello che diciamo noi alla fine, no? Come massa. Quindi continuiamo questo discorso, secondo me, sul tema del lavoro, perché secondo me c'è una connessione. Cioè, cos'è il lavoro, come? No? Come? Cos'è il lavoro dal punto di vista culturale, che non è appunto poi quindi l'adempimento a dei task, come magari appunto qualche sistema di monitoraggio del lavoro ci insegna. Cos'è il lavoro, visto da questa tua prospettiva? Beh, dalla mia prospettiva il lavoro è una forma in cui uno esprime se stesso nella miglior maniera possibile.
per esempio, io guardo me stesso, per me non è mai stato lavoro, per me è sempre stata una passione fare le cose che mi piacevano fare, e se non mi andava una cosa me ne creavo un'altra, cioè per me il lavoro deve essere una gioia, deve essere un impegno, deve essere una cosa che piace, no? E questo è possibile farlo, soprattutto con le tecnologie che abbiamo oggi, in cui la parte diciamo ripetitiva la fa la macchina, ma però dobbiamo cambiare l'idea di chi siamo. Ma il ragazzo che crede di essere una macchina ed è svogliato perché tanto... Se noi gli facciamo capire che cosa vuol dire essere cosciente, esplorare i mondi che la coscienza può esplorare, ma scherziamo, cambia tutto. Ma sono i nostri insegnanti che non sanno insegnare queste cose, perché anche loro non hanno capito che noi siamo di più di una macchina. Cioè la coscienza non è un prodotto della fisica delle macchine, non è un prodotto della fisica delle macchine. Per fortuna abbiamo adesso una teoria che ho formulato insieme al professor Dariano, che è un'autorità nel campo dell'informazione quantistica, che fa vedere che la coscienza e il libero arbitrio sono proprietà di sistemi quantistici che non si possono descrivere nello spazio-tempo, fanno parte di una realtà più vasta da cui la realtà dello spazio-tempo emerge. Quindi questa è una nuova teoria fisica, e la scienza non si può muovere con ciacole, si deve muovere con una teoria fisica che è probabile, che è dimostrabile ed è logica e coerente con quello che si sa. E quindi ci ho messo 30 anni per arrivare a questo punto, però adesso c'è, e quindi io mi sto battendo, ho fatto 72 presentazioni negli ultimi 2 mesi, va bene, per presentare queste idee. Quanti anni hai? 50? 81. Devo dire che dall'energia si intuisce un'età giovane, un Federico Faggin molto giovane e molto potente. Marco, cosa il digitale ci può liberare sul lavoro? Tutto quello che potrà essere automatizzato verrà automatizzato. Tutto quello che potrà essere sostituito dal punto di vista dei compiti sarà sostituito, perché economicamente nel mondo in cui viviamo oggi, basato su questa, come dire, materialità, se volete, è normale che avverrà, no? Poi c'è chi vuole combattere, vuole resistere, ci sta, bisogna solo essere da una parte o dall'altra. Però quello che diceva Federico, cioè il fatto che oggi io e lui siamo due fortunati, no? Perché facciamo quello che ci piace da sempre, non è un lavoro. Però oggi la consapevolezza dell'uso corretto delle tecnologie, anche dal punto di vista educativo, quindi in tutto il percorso educativo, può aiutare a creare altri come noi, che possono avere l'opportunità, non più perché sono dei fortunati, il fortunato già lo è uno che nasce con una passione, no? Già è fortunato, se poi la trasforma in lavoro ha vinto, ma per nascere con delle passioni bisogna intanto sicuramente conoscete tutti la vecchia piramide di Maslow, dove ci sono i bisogni. Cominciamo a togliere una serie di bisogni base, poi è ovvio che a quel punto emerge la creatività. E anche il bisogno di lavorare, di produrre, probabilmente avrà una grande trasformazione. Quindi il lavoro nell'arco di pochissimo tempo, come mai è avvenuto prima, si evolverà, e si evolve in modi che non lo riusciamo a vedere. Perché l'intelligenza artificiale, anzi il machine learning, è stupido, ma quando si tratta di scrivere un contratto, e spesso lo riesce a scrivere un contratto legale, faccio un esempio, o cose molto tecniche, lo riesce a fare in modo più veloce, non so se meglio, però più veloce di un umano. Allora è meglio o è peggio? Beh, no, ci saranno gli umani aumentati. Cioè gli umani che useranno correttamente la tecnologia, e quella è la strada. Quindi l'umano, oggi siamo già umani aumentati, dove andiamo? Senza corrente non possiamo fare nulla, senza automobile, adesso l'automobile si può fare senza, ma voglio dire, cioè ci sono delle tecnologie, pensate a internet eccetera, in cui siamo tutti aumentati, se no sei scollegato. Bisogna insegnare questo, e non si insegna.
Non si insegna, eppure c'è un'esigenza straordinaria, mai come oggi. Ci sono ragazzi, io insegno tra le cose, quando i miei ragazzi arrivano al primo anno, la prima lezione del corso all'università, io dico sempre: ragazzi, la metà di quello del mio, almeno nel mio mondo, la metà di quello che studierete, che imparerete, probabilmente sarà già obsoleto entro la fine del corso, se va male, se va bene dopo qualche anno. E per cui bisogna essere più veloci. Bisogna diventare tutti un po' aumentati, perché la tecnologia non si può staccare, i bambini non si possono scollegare, è evidente che non puoi tenere tutti lontano, bisogna tenerli più vicino nel modo corretto, servono buoni maestri però. Ultimi flash, salterei gli strumenti digitali perché ne abbiamo parlato a lungo, verrei a questo elemento, wow, che è il tema dell'ambiente, del nostro rapporto con la terra. Federico, che spazio ha l'ambiente, la terra, nella tua visione? Come l'aria che respiriamo. Importantina allora. Importantina direi, sì. Allora, l'ambiente, noi abbiamo 3 o 4 problemi, 3 che abbiamo creato chiaramente, 1 che sta per essere creato, che sono problemi esistenziali. Il primo problema esistenziale che esiste da un po' di tempo è le armi nucleari. Le armi nucleari che, se uno Stato come la Russia, per esempio, si sgretola, siccome le armi nucleari sono dappertutto, potranno venire usate in maniera inconsulta, e questo è un pericolo veramente per tutti, no? Poi il problema dell'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato: se noi non cambiamo l'idea di chi siamo, abbiamo un problema grosso. Il terzo problema è il problema che è lì, il problema dell'ambiente, il problema del climate change, del cambiamento climatico, che è ormai irreversibile. Non ci sono santi, bisogna togliere la CO2 che è in eccesso dell'atmosfera. Non basta ridurre l'emissione di CO2, bisogna toglierla. Okay? Quindi questi 3 problemi, il quarto sono i cyborg, mettere biologia insieme al silicio, cosa che sta avvenendo sotto banco, va bene, e che è un problema gravissimo, che è molto più grave ancora dell'intelligenza artificiale, perché la vita è cosciente e la vita è sacra, e questo sta avvenendo. Va bene, lasciamo perdere quest'ultimo perché non è imminente, gli altri tre sono qui con noi. Quindi questi problemi si possono tutti risolvere se lavoriamo insieme. Ma se il nostro principio che ci guida dice che il principio è quello della sopravvivenza del più adatto, una volta si diceva del più forte, ma adesso è più politically correct. No, dire del più adatto, che bella parola, caro. Allora in questo modo, va bene, noi ci facciamo fuori a vicenda, no? Perché io sono più adatto di te, ti faccio fuori, no? Cioè, capito? Quindi il problema che abbiamo va sempre a finire nell'idea di chi siamo. Noi siamo esseri di luce che dobbiamo lavorare insieme, perché la competizione non è la regola della vita. La regola della vita è la cooperazione. La competizione è un caso speciale di cooperazione. Noi siamo enti coscienti che dipendono da una fisica indeterministica, e la fisica deterministica, che è quella delle macchine e della realtà classica dello spazio-tempo, è un caso speciale della realtà più profonda, che è indeterministica perché c'è il libero arbitrio. E quindi abbiamo bisogno di cambiare proprio le idee fondamentali che vengono dalla scienza. Se non cambiamo quelle idee, non c'è speranza. Mi dispiace dirlo, ma non c'è speranza. Perché le idee che abbiamo ci porteranno assolutamente a uno scontro che è esistenziale. Marco. Diciamo che tutti gli interventi di Federico Faggin chiamano applauso, ma molta riflessione soprattutto, perché sono parole pesanti. Infatti, che altro, mi servono ancora 30 anni per avere la speranza di diventare illuminato
come lui, però tuttavia riesco a vederne un pezzettino, che è questo, quello che mi viene meglio, insomma, cioè l'effetto della tecnologia che poi fa, no, ha nella società e in tutti noi. E oggi c'è una cosa che potremmo già fare, perlomeno cominciare a farlo tutti, a proposito di ambiente, di pianeta, è che obbligare qualunque azienda, cioè impedire che possano essere progettate, divulgate, progettate forse sì, ma commercializzate, utilizzate tecnologie non sostenibili. Cioè deve essere tutto sostenibile, non bisogna più oggi permettere che si produca e che si fa. Pensate banalmente alla blockchain, no? Con l'inefficienza che oggi ha, eppure è lì. No, bisogna, a mio parere bisogna dire no, così no, non serve, è contraria alla strada che vogliamo intraprendere per il bene del pianeta. E la seconda cosa che purtroppo mi viene da dire, il pianeta è di tutti, però lo abbiamo diviso in stati e ognuno con le proprie regole. Quindi ci sono stati che territorialmente e numericamente hanno una marea di abitanti, sono enormi, e che se ne fregano altamente, e magari quelli più illuminati nel paesino. Quindi qui c'è un tema enorme che va al di là della cultura che possiamo, come dire, condividere tra di noi, perché è evidente che se poi dall'altra parte sporcano e noi qua puliamo 3 centimetri quadri, è un problema serio. Però perlomeno da qualche parte bisogna iniziare, altrimenti ci arrendiamo. Quindi incominciamo a rendere, a vietare, lo so che è brutto da dire così, tutto quello che non è sostenibile. Tecnologie non sostenibili, siccome esistono le alternative, via, non si devono più. No, però anche questo è un tema politico, è un tema che deve entrare nell'agenda della politica, e spesso si fa fatica a renderlo a farlo percepire come importante. Allora, signore, io ho riservato per voi ultime 3 slide, che sono 3 flash appunto sul... Vi chiedo un messaggio, diciamo, per queste 3 immagini che vedremo, per, diciamo, quello che vedremo rappresentato. Abbiamo già parlato tanto del libro, ma dopo ci torniamo, l'abbiamo quasi decomposto, no Federico? Abbiamo trattato tantissimi temi, è stato un esperimento interessante tutto sommato. Ma vediamo di riassumere il vostro messaggio per i giovani, primo spunto. Allora Federico, su questo direi che è già stato detto molto, però si può condensare soprattutto questo tema, immagino, appunto della cooperazione versus competizione. Forse nelle nuove generazioni questo si vede, però un po', almeno sì, in alcune fasce, no? Cosa ne pensi? Che le nostre generazioni sono già più cooperative di noi. Così, a mio, così, a naso, non è che non è il risultato di una, di uno studio, certo, di un survey, eccetera, ma i giovani dico che devono assolutamente guardare dentro di sé e capire chi sono e cosa vogliono fare, cos'è che li appassiona, ma purtroppo non c'è nessuno che sa insegnare come guardare dentro di sé. Cioè è facile dirlo, ma anche se io lo dico a un ragazzo, guarda che devi guardare dentro di te, hai le risposte dentro di te, e il ragazzo dice, ti guarda con gli occhi sbarrati, dice vabbè, ma come? Quindi il problema è di come creiamo insegnanti che hanno guardato dentro di sé, e quello ci vuole parecchi anni, e che poi possono insegnare a guardare dentro di sé ai ragazzi. È pericolosissima come cosa. L'ultima volta che l'ho fatto io con un ex mio studente che avevo assunto, si è licenziato. Sono contento per lui, è in giro per il Sud America, c'è un bellissimo blog che sta facendo il giro della sua vita, ma è giusto così, perché doveva guardarsi dentro. Quindi devo dire che io sto pensando oggi al modo migliore di, non tanto di parlare ai ragazzi, ma di parlare agli scienziati e scuoterli e fargli capire che noi non siamo macchine, perché se non partiamo dalle fondamenta, lavorare sopra le fondamenta è utile, ma non risolve il problema. Sì, sì, è importante riequilibrare anche le direttrici della scienza. Ci sono troppi squali tra la base che è filosofico-scientifica
e quelli che sono i movimenti, diciamo così, che possono essere cambiati da un giorno all'altro da un governante che esce e dice: ah, non c'è il cambiamento climatico, quindi non si fa nulla. E l'abbiamo visto in vari paesi anche avanzati. Quindi per me la mia focalizzazione è, a questo punto, è sulla base fondamentale, perché se non cambia quella, il resto non si risolverà. Quindi, e comunque sono un asset sul quale sperare. Quindi amo questi ragazzi e voglio creare un mondo migliore, ma bisogna cominciare non da loro, bisogna cominciare da loro che sono quelli che studiano fisica adesso, per esempio, da quelli che studiano scienza adesso, che hanno la capacità di capire il messaggio che sto dando, va bene? E quindi partire da lì. Quindi facciamo un sondaggio: c'è qualche studente di scienza, fisica, universitario? Vedi, 3, 2. Allora, all'aperitivo, convocati dal professor Fagin. Marco, tuo messaggio per i giovani. Mi viene da dire: guardate fuori. No, ma non per dire una cosa contraria, anzi, è parte dell'insieme, no? Guardate oltre a dentro, guardate anche fuori. Fuori, guardate fuori, perché il mondo è grande, perché oggi possiamo tutti, siamo tutti un po' provinciali anche nelle grandi città, siamo tutti, ci guardiamo dentro, guardiamo dentro non nel senso più quello di prima, cioè interiore, ma ci guardiamo tra di noi, come se il mondo finisse lì. Guardiamo fuori, il mondo è grande, siamo tutti diversi, è pieno di opportunità, a volte si può lavorare a distanza, si possono fare cose per clienti che stanno dall'altra parte del mondo, si possono creare cose che vengono comprate, fruite dall'altra parte del mondo. E ad esempio un problemino che abbiamo soprattutto Sud Europa è conoscere poco l'inglese, e non è che bisogna essere fan o meno della lingua, è proprio diventata centro da fare. Anche Bruxelles ha detto: uscita l'Inghilterra si parla solo francese, ma va, alla fine si parla in inglese, non c'è poco da fare, quella lì è la lingua internazionale, che non appartiene più, ormai appartiene a tutti, anche perché in Inghilterra, vivo in Inghilterra, l'inglese di un non nativo britannico che ha ricevuto il received pronunciation è considerata una schifezza, per cui lasciamo stare quell'inglese lì, quello british, c'è l'inglese quello internazionale, quello che serve per comprendere, per capire, per comunicare, e spesso questa roba non è diffusa, e quindi non si riesce a guardare. I contenuti vengono fruiti prevalentemente locali, si guarda locale, quello che si fa qui, quello che guardiamo qua. E i giovani bisogna invece di guardare fuori, guardare il mondo, quanto è grande, quante cose ci sono, quanto siamo diversi, quante cose che si possono fare, quanti interessi si possono avere, si può studiare dappertutto. Pensate banalmente, adesso mio figlio che studia legge, ma ha un grande interesse per la musica, non tanto come solo come artista, ha un interesse proprio nel mondo, ad esempio vorrebbe fare il manager del mondo della musica in futuro, e gli ha detto: beh, studia durante l'estate, ci sono i MOOC, no? I Massive Online Course, i corsi online che mettono a disposizione le grandi università gratuitamente o a prezzi molto bassi, e quest'estate gli sta studiando, gli sto facendo studiare la proprietà intellettuale nel mondo della musica, e ce ne sono almeno 3-4 così, che non, altrimenti la scuola, in questo caso inglese, non gli avrebbe dato. E per cui guardiamo fuori, lo strumento oggi ce li abbiamo, una volta non potevamo. Mio figlio in questo momento è a New York con i 19 anni, e pensavo l'altro giorno, no? Ci guardavamo con il video di WhatsApp, no? Ad alta risoluzione, con l'audio perfetto, pensavo solo pochi anni fa c'era la teleselezione internazionale. Pronto, mi senti male? Con il... No? E, ma veramente l'altro ieri, e oggi c'è la possibilità, boom, di fare tutto questo, allora sfruttiamolo, e bisogna insegnargli a sfruttarlo. Ecco, questo, quindi giovani, io quel poco che posso fare, sia in televisione, perché comunque la televisione non la guardano più i giovani più di tanto, però in modo annoiato a volte sono in casa e la guardano, fino a 15 anni li pesco io da televisione generalista, e infatti è lì che faccio il mio meglio per cercare di arrivare a loro, e poi li ribecco all'università, in mezzo c'è un gap che però spero occupi qualcun altro, e li spingo a fare attenzione, perché è pieno di pericoli nuovi, e la famiglia non è più... Una volta la nonna diceva: non metterti il maglione, se no ti becchi il taglione che ti mette. Attenzione attraverso la strada, cioè la saggezza
che arrivava da generazioni, qui non c'è, perché tecnicamente non c'è la possibilità, cioè è tutto troppo nuovo, è tutto troppo veloce. E allora chi gliela dà questa roba qua? La scuola non è veloce abbastanza e bisogna che qualcuno lo faccia, perché altrimenti non c'è un trasferimento culturale, perché questi non sanno che fare, bisogna spiegarglielo. E quindi ognuno, insomma serve aiutarli e guidarli. Giovani chiama Italia, che è un problema anche del nostro paese. Avere pochi giovani, valorizzare pochi giovani. E nonostante questo si parla, da quant'è che non parliamo troppo bene del nostro paese, da praticamente da quando siamo nati, credo, eppure nonostante questo siamo un'economia molto solida, molto creativa, hai un bellissimo wristband con il tricolore. Io sono un italiano come Federico all'estero e metto il braccialetto con la ma bandiera italiana. Ma voi expat siete molto da proud. Guarda, anch'io che vivo, anche noi che viviamo. Anch'io che vivo in Alto Adige, in un paese dove il 97% parlano tedesco, mi sento molto italiano. E lì è un altro problema che mi spiace per te. No? Comunque, tornando al tema, l'orgoglio della manifattura italiana, l'orgoglio del saper fare italiano, no? È un qualcosa che anche politicamente probabilmente si dice troppo poco. Si rappresenta un paese sempre molto peggio di quello che è. Questo è anche un grosso problema dell'informazione, è un grosso problema anche della rappresentazione, anche del peso scientifico dell'Italia. Qual è il messaggio che Federico Faggin, che in questo paese torna quasi per metà dell'anno, 4-5 mesi, insomma, dà al suo paese? Ma quanti messaggi devo dare? Deve mancare solo uno dopo. Ma perché noi dobbiamo valorizzare la tua presenza. Io devo dire che l'Italia è più pronta a cambiare l'idea di chi è l'uomo italiano, la donna italiana, che non negli Stati Uniti, secondo me. Cioè la cultura filosofica, umanistica che abbiamo in Italia non esiste negli Stati Uniti. E quindi io vedo, per esempio, che molti italiani capiscono veramente quello che dico. E quindi, e non solo, ma tornano a casa e ci pensano, cioè non è la notizia del giorno che poi il giorno dopo uno se l'è già dimenticata. No, io sto parlando con una serietà estrema e sto dando un messaggio che è così potente perché dice che la realtà non è come ce l'hanno raccontata, ragazzi. Cioè, dico che noi, quando il corpo muore, noi continuiamo ad esistere. Ma lo dico non come un prete, ma come uno che lo dice scientificamente, perché la fisica quantistica ce lo dice. Quindi mi pare che sia un punto di partenza così fondamentale che dobbiamo pensarci, prenderlo seriamente, perché sennò sono ciacole e dopo si fa come prima. No, invece dobbiamo veramente cambiare l'idea di chi siamo per risolvere i problemi che abbiamo davanti. Questo è il messaggio. Ok, perfetto, grazie mille. No, siamo fuori. Diciamo che anche il tuo essere italiano contribuisce sicuramente molto a questa visione. Ci siamo creati un paese complicato, difficile, perché c'è l'Italia territorio. Mi dice, sei italiano? Beh, c'è l'Italia territorio. Poi c'è l'Italia pubblica amministrazione, strato di burocrazia, eccetera. E poi dopo sopra ci sono gli italiani, Italia, che culturalmente vivono il concetto, no, dell'Italia, perché siamo e noi siamo forti perché ci siamo creati un po' di problemi. Il territorio è straordinario, noi siamo messi bene, dentro ci siamo fatti un bel panino di guai e quindi ci alleniamo in altura. Avete presente i corridori che vanno in cima dove c'è poco ossigeno, così poi quando vanno giù fatapam, e quindi è per quello che appena andiamo all'estero spacchiamo, perché ci alleniamo in altura. È tutto difficilissimo. Se prendo uno non allenato qua lo porto in Italia, non ce la fa, perché certo sono complicazioni a volte senza senso, però a volte un po' ce l'hanno, perché ad esempio Federico ha citato la cultura umanistica. Io da super digitale con una cultura umanistica molto bassa, perché io a scuola proprio, attenzione, non ce la facevo. La batteria è quasi scarica, io il digitale volevo, si rivolta. Volevo tornare a casa. Sì, volevo tornare a casa a programmare. Dicevo, ma perché? Io sono perito,
ma perché? No, invece è importante, perché infatti quando mi chiedono che devo studiare in Italia, però che mio figlio vuole fare tecnologia, cose tecnologiche, no, in Italia non la studiare la tecnologia, I'm so sorry, anche se a volte insegno quella, ma impara invece, cioè mandalo a fare una materia umanistica, anche perché nel mondo, se ovviamente è portato, nel mondo oggi in cui è tutto replicabile, no, la parte umanistica rimane fortissima, soprattutto nel mondo in cui oggi servono i soft skills, quelli che si dicono soft skills, cioè serve tutto il resto, è per quello che siamo forti in Italia, perché siamo ricchi di questo, respiriamo cultura tutti i giorni. Guarda dove facciamo in questa qua, bellissima, no, sala, dove facciamo qui le cose, è normale, è dentro la nostra vita, e quindi quando usciamo, perché tu dici quando è che li riportiamo qua, è inutile fare i rientri dei cervelli, perché poi uno sta qua 5 anni, non paga le tasse, paga meno e poi se ne torna di nuovo, non è bisogna creare dei contesti, ad esempio tutte le parti rurali della nostra Italia potrebbero diventare, in un mondo in cui si lavora da qualunque parte, ma perché devo lavorare adesso, a me che piace la pioggia lasciate stare, ma uno normale, dico, perché deve lavorare sotto la pioggia? Facciamo lavorare davanti a una straordinaria isola, mare, o su una collina, o su una pianura toscana, o qui in queste zone straordinarie, cioè si possono fare cose per tutto il mondo, creiamo un contesto, magari si può fare, cioè li si possono riportare qua quando c'è il contesto giusto, altrimenti qui gli italiani continuano a allenarsi in altura e poi vanno a vincere le gare da un'altra parte, e io purtroppo sono uno di quelli, anche se negli ultimi anni ho sviluppato questa grande voglia di dare indietro e di aiutare da fuori, perché mi viene bene, almeno perché ci tengo, ecco. Un give back che è molto apprezzato per entrambi sicuramente. Allora, mentre lo schermo ci ricorda la prepotenza, diciamo, del bisogno di energia elettrica, vediamo se... No, infatti si è impallato tutto. L'ultima slide, qualcuno poi magari... Raccontacelo. Proverà. Esatto, vi racconto, in realtà è un messaggio per una sottocategoria di tutto ciò che è i professionisti del digitale. Cioè, allora, abbiamo visto... Quanto viene pagato, Marco, uno sviluppatore... Poco, lo sviluppatore non prende tanto oggi, dipende che cosa fai. Se esatto. Sei uno sviluppatore di sistemi finanziari, di software finanziari, ti danno, non so, 150.000 pound, le sue ragioni all'anno. Se sei uno sviluppatore di applicazioni web, te ne danno 30.000. Però quello che voglio dire è che comunque i professionisti del digitale hanno una grande influenza sul nostro mondo, proprio perché tanto del nostro mondo digitale è in mano a loro. E quindi, ecco, è girata la slide da sola. E quindi qual è il messaggio che possiamo dare a questi che una volta, insomma, sei stato ai anche professionisti del digitale, sì, sei stato anche tu un professionista, ma sai, del, sei ancora io un professionista lo sono ancora del digitale. Ma sai, il essere professionisti del digitale può voler dire tante cose, può voler dire essere un programmatore, può voler dire essere un uomo di marketing digitale, può voler dire essere un grafico, che è una parte creativa, un montatore oggi di video, quindi vuol dire un po' tutto, no? Che dire, diciamo che siccome sono loro in teoria che dovrebbero aiutarci a comprendere questo mondo nell'interezza, perché chi altro ce lo vuole spiegare il digitale se non i professionisti del digitale, ho detto tante cose che forse avevano un taglio positivo, ora fatemene dire una leggermente spostata, che è occhio ad alcuni professionisti o sedicenti professionisti del digitale, perché in mezzo a tutta questa confusione c'è chi ne approfitta, c'è chi vende i corsi per diventare ricco grazie al digitale, c'è chi vende le cripto per diventare ricco, c'è chi propone professioni alternative che poi in realtà non lo sono perché portano al corso, c'è chi sviluppa applicazioni apparentemente, pensate a tutte quelle che oggi stanno nascendo come i funghi a seguito del successo di ChatGPT, come se fossero l'intelligenza artificiale, in realtà sono banalmente dei software di vecchio stile che riproducono delle cose. Per cui occhio ai cattivi, ci sono quelli buoni, ci sono anche i cattivi, occhio ai cattivi professionisti del digitale, perché ce ne sono tanti in giro e fanno male alle persone e a volte anche alle aziende. Sapete, io le aziende in qualche modo naturalmente sono più strutturate e io tendo ad aiutare di più le persone che le aziende. Però le aziende sono fatte di persone alla fine, quindi occhio ai cattivi professionisti, quelli che vendono quello che non esiste, quelli che vi vendono una cosa e poi dopo è un'altra, è pieno, perché
giustamente ognuno di noi, qui è una platea dove prevalentemente siamo Confindustria, è pieno di, no, di imprenditori, industriali, professionisti, e quindi state anche voi cercando di capire cosa succede. E quindi a volte prendete strade, fate scelte indicati, guidati dai professionisti del digitale. Occhio, essere professionisti del digitale non vuol dire necessariamente vedere la cosa giusta, dire la cosa giusta. C'è chi sta approfittando di questo mondo per dirvi quella sbagliata e incassare lui. Quindi occhi aperti. Federico Faggin, cosa dice al Federico Faggin che ha 20-30 anni? Ma io mi avevo preparato una domanda. Che... ho voluto fare la variazione. Allora, rispondi prima a questa domanda, poi mi rispondi anche a questa. La seconda domanda qual è? Se tu potessi dare un messaggio al te che avevi quando avevi 20 anni, 30 anni, prima di avere la consapevolezza che hai adesso, cosa gli diresti? Continua a fare quello che facevi. Non ho mai... No, la domanda era questa. Provo a esplicitarla, evidentemente non avevo chiarito. Non ho mai fatto una cosa che non volevo fare nella mia vita. Questo è importante. Appunto, quindi, e se non mi piaceva una cosa, la cambiavo. Cioè, quando l'Intel, per esempio, non aveva ancora capito che i microprocessori erano il futuro, ci ho messo 9 mesi a convincerli di farmi fare l'80-80 che avevo inventato io. E abbiamo perso 9 mesi dell'anno e mezzo che avevamo di vantaggio rispetto alla competizione. Io ho detto, adesso basta, adesso mi faccio la mia ditta. Io non ho mai, non sapevo neanche come si fa una ditta, quindi, cioè, voglio dire, prendere quella decisione per me è stata una decisione molto importante, ma ho capito che dovevo farla, basta, l'ho fatta. Però è andata anche bene. Assolutamente. Però, come racconti anche in silicio, la tua vita professionale, imprenditoriale è stata una corsa, no? Finché a un certo punto hai incominciato a porti le domande che hai posto in silicio e che hai posto in Irriducibile, che è l'ultima slide che portiamo qua sul palco simbolico. Sì. Secondo te, appunto, quello che vuoi dire anche ai giovani professionisti del digitale è di farsi anche alcune domande prima? Beh, per professionisti, molti credono che scrivere software è la cosa fondamentale, ma in realtà fra 3, 4, 5 anni il software lo farà ChatGPT o questi large language models che sono specializzati, per cui uno dice quello che vuole con il linguaggio normale invece di usare linguaggi sofisticati e il programma lo fa il computer. Quindi questa gente deve imparare a capire il mercato in cui sono, il business che servono, che cosa importante, che cosa importa, cioè non sono più tecnici, perché l'aspetto tecnico diventa una piccola parte del loro lavoro, quindi devono imparare a vedere il futuro e non a trovarsi poi a essere pagati con meno di un robot perché è quello che fanno, no? Certo, che è un po' quello che è successo ai giornalisti, peraltro. Allora, Federico, abbiamo già trattato tantissimi dei temi che avevamo riservato per la fine per parlare di Irriducibile. Abbiamo parlato di cos'è la coscienza, che è un fenomeno quantistico. Io ti faccio una domanda che serve un po' a riassumere un po' il messaggio, che riguarda il titolo. Tu hai fatto un primo libro che si chiama Silicio. Questo si chiama Irriducibile, la coscienza, la vita, i computer e la nostra natura. Cos'è che è irriducibile nell'essenza umana? Quello che è irriducibile è il fatto che la coscienza, una volta creata, non è più distrutta, secondo questa teoria. Quindi la coscienza è un fenomeno quantistico che controlla, è un ente quantistico, che controlla con libero arbitrio un corpo umano. E il corpo umano è una macchina, ma una macchina che non è un computer, una macchina di una sofisticazione enorme, una macchina quantistica e classica, come un computer quantistico e classico, che non capiamo ancora. Quindi chi studia la vita crede di aver capito come funziona la vita, ma in realtà non sanno come funziona la vita, perché la studiano come sistema biochimico. Invece la vita è un sistema quantistico e classico di informazione, è informazione quantistica e classica che fa sì che la vita faccia quello che fa. Non è biochimica.
la vita è stata studiata solo come biochimica finora, essenzialmente come biochimica. E poi ci sono, c'è la realtà classica, quella del computer, quella della realtà fisica degli oggetti macroscopici che si comportano deterministicamente, quindi sono predicibili. La realtà che noi, in cui noi viviamo è essenzialmente predicibile. Va bene? Ma la coscienza, l'esperienza della coscienza, no. L'esperienza della coscienza è soltanto descrivibile, anzi rappresentabile, da informazione quantistica. Quindi l'informazione quantistica è la rappresentazione di un'esperienza e ha le stesse caratteristiche dell'esperienza, perché l'informazione quantistica è privata, non è riproducibile, non è clonabile, non si può copiare. L'informazione classica, quella del computer, l'uno, lo zero, i bit del computer, si possono copiare, si possono conoscere. Quindi se il computer fosse cosciente, visto che la coscienza è un fenomeno quantistico rappresentabile da informazione non copiabile, l'informazione quantistica, il computer non può essere cosciente, perché il programma e i dati che esistono nel computer si possono copiare, se ne possono fare n copie, e quindi noi non saremmo unici. No, ciascuno di noi è unico, questo lo sappiamo dentro di noi. Io non posso trasferire a te quello che provo dentro di me. Io lo posso trasferire solo con simboli condivisibili una piccola parte di quello che provo. Quindi non solo un sistema fisico, non si può conoscere lo stato di quel sistema fisico quantistico. Quando uno fa una misura può ottenere al massimo un bit per ogni quantum bit che rappresenta lo stato quantistico del sistema. E il quantum bit è un ammontare di informazioni infinita. È come ogni punto sulla superficie di una sfera è uno stato del quantum bit. I quantum bit, quando interagiscono poi, creano degli stati in comune, si chiamano stati entangle, che hanno bisogno di più dimensioni, delle tre dimensioni dello spazio, per essere descritti. Sono proprietà non locali che solo i sistemi quantistici hanno. Quindi quando uno ha sistemi di 10 alla 40 quantum bits, noi siamo più o meno a quel livello lì, 10 alla 40 quantum bits, ti puoi immaginare il livello di informazione quantistica che noi rappresentiamo, va bene, come esperienza, è folle, cioè è fuori misura. Cioè, chi ti dice, questo computer ha, non so, un petabyte di memoria? Ok, niente in confronto a quello che fa la vita, capisci? Cioè, noi abbiamo le idee sbagliate degli ordini di grandezza. La vita è un fenomeno che è infinitamente più complesso di quello che abbiamo capito. Tra l'altro con un'efficienza energetica diversa. La vita fa da ponte tra la coscienza, che è un fenomeno puramente quantistico e quindi inconoscibile se non dal sistema che è in quello stato. È conoscibile da dentro solo da me, la mia esperienza. La tua conoscibile da te, dentro di te. Basta. Quindi questo ci dice che esiste l'interiorità nella natura e l'esteriorità emerge dall'interiorità, che è quello che dicevano i Veda 3500 anni fa, i primi testi filosofico-spirituali scritti dall'umanità. Quindi noi oggi dobbiamo riconnetterci con quella capacità che già i nostri bistris enavoli hanno sperimentato dentro di sé. E queste cose io le ho sperimentate anch'io dentro di me. Cioè non è una cosa, non è che dico quello che ho letto nei Veda, dico quello che ho provato con la mia esperienza e che sto cercando di provare con la scienza. E quindi questa nuova teoria che è fondata con Giacomo Mauro D'Ariano, il professor D'Ariano dell'Università di Pavia, dice che un sistema quantistico che si trova in uno stato puro è cosciente del suo stato. Quindi la coscienza diventa una proprietà rappresentabile dell'informazione quantistica, però l'esperienza che io provo non è descritta dall'informazione quantistica, è una cosa che va oltre la matematica, va oltre la fisica, va oltre quello che è misurabile, perché è una cosa che si può solo provare da dentro. E quindi cambia tutta l'idea della scienza.
ma cosa fa? Non fa altro che dirci che il mondo è estremamente più vasto di quello che credevamo, perché il mondo esplorabile dalla coscienza come strumento di esplorazione della realtà è infinitamente più vasto di quello che credevamo, perché il mondo esplorabile dalla coscienza l'abbiamo chiamato epifenomenale, e invece è fenomenale. E è questo che è epifenomenale. La realtà che noi abbiamo creato, che abbiamo detto che è la vera realtà, è epifenomenale in parte, perché il corpo non è completamente sconnesso con il mondo quantistico, mentre il mondo classico è fatto di parti separabili, quindi sono parti disconnesse. Ecco quindi che noi siamo parte integrante di uno, la totalità di ciò che esiste, e quindi noi siamo essenzialmente enti che esperiscono per conoscere se stessi, e in questo modo uno, la totalità di ciò che esiste, può conoscere se stessa. E quindi questo rende spiritualità e scienza due facce della stessa medaglia. Federico vuole sapere se ci sono domande da parte del pubblico, magari ne raccogliamo una o due, se qualcuno eventualmente alza la mano. Io ne ho una, ho letto sul giornale di Vicenza una bella intervista, mi pare di capire, l'hai detto anche tu, che la ricerca è in corso, sta ancora andando avanti, e anche la tua attività in qualche modo sicuramente di sensibilizzazione su questo tema. Dopo Irriducibile cosa ci aspetta? A cosa stai lavorando? Ma devo trovare ancora una parola... Silicio irriducibile, sarà una trinomia comunque. Sì, ma sicuramente. Non te la posso dire. Non ce la posso dire, perfetto, ci ho provato, era mio dovere provarci, ma il passo almeno diciamo in termini di attivi sarà ancora un libro diciamo con un forte diciamo, basamento scientifico come questo, sarà più filosofico? Sì, ci sarà un passo avanti, ma speriamo di avere vita lunga, perché le idee che ho richiedono parecchi anni. Beh, diciamo che l'energia non manca sicuramente. Marco? Visto che siamo di fronte a un pubblico stranamente timido, ma conoscendo il territorio, secondo me non è timido, è voglioso di un aperitivo che secondo me scioglie un po' le lingue e facilita la cosa. Chiedo a te... Mi pare che vi accomuni una filosofia, di fatto, avere l'uomo al centro, giusto in qualche modo. Quindi volevo chiedere anche a te, diciamo, una piccola riflessione su questo elemento per andare verso la conclusione, o se vuoi fare una domanda al professore, dottor esimio. Epifenomenale. Federico Faggino, ovviamente, ti invito ad approfittarne. No, beh, allora, che dire, l'uomo al centro siamo d'accordo, no? Su questo, cioè, il problema è la sua trasposizione poi nella vita di tutti. E quindi oggi abbiamo infatti parlato di bambini e delle questioni che li legano al digitale, gli studenti, il mondo del lavoro, fino ad arrivare alla cultura e a teorie così elevate che io l'ho letto due volte e faccio fatica, perché evidentemente l'unica cosa che mi ha tenuto attaccato a quel libro è che ho detto ne azzeccate tante, vuoi vedere che c'ha ragione pure stavolta? Dai, e quindi via, che dirvi, tra un po' ci epi aperitivizziamo, va bene? Allora, io non posso che ringraziare Federico Faggin, vi chiedo un applauso fortissimo per il nostro ospite e vostro concittadino, per Marco Camisani Calzolari, grazie Marco, e per Confindustria Vicenza che ha organizzato questo bellissimo incontro. Adesso ci aspetta un aperitivo tutti insieme, nel quale potete avvicinare Federico, che è a disposizione di tutti, insomma, per sicuramente rispondere alle vostre domande. Ma voglio bere l'aperitivo però. Infatti, adesso lo portiamo. E io non lo faccio mai, ma chiedo anche un selfie con i relatori. Grazie mille a tutti, allora ci accomodiamo. Grazie. A prendere l'aperitivo. Allora, facciamolo. Vai, vai. Tanto facciamolo così. Ah, facciamo col drone anche. Allora, Federico, se riesci a avvicinarti un attimo.
facciamo anche uno verticale. Ah, così proprio. Sì, a bestia. Un selfie dall'alto. Sì. Un altro selfie. Sì, sì, sì. Esatto, allora facciamo un e questo? Questo ci fa una specie di. Dato bene. Facciamo fare una panoramica, cosa dite? Ci piace una panoramica? Dai, facciamoci fare una panoramica così, pronto.